Ma noi ne andiamo a parlare per quanto riguarda il mercato con un graditissimo ospite, con il direttore generale del Pisa Calcio, Fabrizio Lucchesi. Benvenuto su Radio Yes. Grazie, buonasera a voi, grazie dell'invito. Ben trovato, direttore. Bentornato. Allora, direttore, intanto la ringraziamo per la disponibilità che ci concede. E stiamo cercando di trovare una connotazione a questa nuova Roma. Ci sono dei giocatori che non hanno assolutamente convinto. Primo fra tutti Bojan e Simon Kjær. Bisognerà acquistare nuovi giocatori. Che idea ti sei fatto, direttore, dei giocatori in organico? Ma guarda, io parlare dei singoli è sempre antipatico. Io credo che un discorso si possa fare così: quando si fa una rifondazione come quella che ha fatto la Roma, partendo da un discorso programmatico, è chiaro che nell'economia di 10, 12, 13 nuovi arrivati ci può essere quello che ti dà qualcosa di meno o quello che ti dà qualcosa di più. Insomma, questo è abbastanza normale. Complessivamente credo che i risultati siano stati buoni. Qualcuno ha dato un po' meno delle aspettative, ma credo che questo faccia parte un po' del primo anno, del primo step di lavoro. Alla fine la classifica sta girando meglio, quindi c'è anche dei parametri di riscontro complessivamente danno un valore positivo alla stagione, sempre migliore. È chiaro, il lavoro che dovranno svolgere, che verrà svolto, ma che poi diventa un lavoro normale, perché quello che poi comunque avrebbero dovuto fare i manager della Roma, sarà quello di integrare questo gruppo con altri giocatori, intesa con l'allenatore, nei punti che gli sembra necessario migliorare e rinforzare. Io aggiungo sicuramente giocatori che possano portare un tasso di qualità ottimo, perché la Roma è una squadra, è una grande, e ci vogliono giocatori funzionali e soprattutto in prospettiva la grande squadra. Direttore, hai detto che non vuoi parlare dei singoli, però ecco, non ne vogliamo parlare in negativo, però quantomeno parliamone in positivo. Qual è il giocatore rapporto qualità-prezzo che ti è piaciuto di più della Roma? Quello, ad esempio, che ha dato qualcosa in più che non te lo aspettavi, ecco, mettiamola così. Non tanto chi effettivamente ha dato di più, che è sotto gli occhi di tutti, che forse sia Borini, però ecco, quel giocatore che tu non ti aspettavi che potesse essere da Roma. No, ti dico Borini, è chiaro che è scontato. Per il tipo, io ad esempio un giocatore apprezzo molto è Lamela. Ora non so se è stato pagato, ma neanche mi interessa più di tanto. Me ne avevano descritto un giocatore di grande qualità, ero curioso di vederlo. Quando l'abbiamo visto all'opera, sinceramente, anche se è un giocatore che ha dei margini di miglioramento notevoli, per questo mi piace, anche perché già esprime qualità, però è un giocatore a grandi margini di miglioramento. Poi sai, quando prendi giocatori giovani, seppur bravi, seppur anche talvolta pagati cifre importanti, però alla fin fine rimangono sempre ragazzi di 22-23 anni, allora c'è sempre un punto di domanda incognita sulla crescita quando hanno 20 anni, 21-22. C'è sempre un'aleatorietà latente, quindi vanno sempre visti di anno in anno, siamo sempre alla ricerca delle verifiche. Però ad esempio sono rimasto contento per dirti un giocatore, ripeto, mi avevano parlato bene, ma quando l'ho visto dico, secondo me questo è un giocatore di grande futuro. In prospettiva sicuramente un gran campione. Direttore, ti piace questa Roma? Mi riallaccio anche un po' alle dichiarazioni di Luis Enrique nel post gara di ieri sera e anche quelle del post partita di Palermo. Non è molto soddisfatto perché comunque la Roma costruisce, ma poi alla fine riesce a raccogliere poco. Sì, è un'analisi giusta, è facile anche da condividere. Gli manca qualcosa, ma ripeto, è abbastanza normale gli manchi qualcosa. Sicuramente dove gli manca lavoreranno per migliorarsi, ma proprio per evitare di fare questi discorsi tra un anno, perché se tra un anno rifacciamo gli stessi discorsi sarebbe, non dico grave, ma sarebbe un errore. Quindi lavoreranno in questi giorni qua. A Roma gli è mancata un po' di continuità in certi momenti, certe partite forse poteva fare un po' meglio, però è sempre ripresa. Insomma, è stata due o tre volte sul limite di andare in difficoltà e poi piano piano si è ripresa. Quindi io credo che il giudizio ad oggi complessivamente sia un giudizio positivo. La Roma sta facendo un ottimo campionato, un buon campionato. Secondo me è in corsa per i play-off, per la Champions. Il suo posto ce la può ancora fare, e se poi non ce la dovesse fare, non è che fondo all'anno un punto in più, un punto in meno determina un insuccesso, se si legge sempre con la premessa di quella che era la mission di quest'anno, cioè ricominciare da capo, perché la Roma ha ricominciato da capo.
Oh, direttore, un paio di curiosità da parte mia. La prima, diciamo un piccolo gioco da fare con lei, che è un grande esperto di mercato, oltre che un dirigente affermato del nostro calcio. Visto che poi i nostri ascoltatori ci chiedono molto, sì, la Roma deve rinforzarsi, ma con chi? Quali sono i nomi? Quali sono le prospettive della prossima stagione? Allora, lei, Fabrizio Lucchesi, direttore generale della Roma, e torniamo magari al passato, chi prenderebbe, quanti ne prenderebbe e dove? Ma io, guarda, nomi, te lo dico sempre, io tanto non mi fa mai, io ti dico il profilo, secondo me la Roma ha bisogno di campioni, cioè la Roma, io invece di fare un'operazione quantitativa, prendere X giocatori, ne piglierei meno, ma li prenderei campioni, perché la Roma per migliorarsi ha bisogno di campioni, non ha bisogno di buoni giocatori, i giocatori ce l'ha già, e quelli che non hanno fatto bene verranno avvicendati, come normale sia. Io mi starei, io credo una logica di costruzione per essere inserire 3-4 elementi all'anno di grande qualità. La Roma ha bisogno di giocatori di grande qualità, perché la Roma ha uno standard di grande squadra. Allora, siccome dalla mattina alla sera non si costruisce Roma, proprio ci sta anche per gradi si cresce, se quello tu fai l'anno dopo lo sommi a quello che hai fatto l'anno precedente. Allora, su questa base individui quelle 3-4 carenze d'organico in quei 3-4 ruoli, ti mancano 3-4 giocatori importanti, meglio 3-4 importanti che 7-8 buoni giocatori, ma che alla fine non fanno la differenza. Secondo lei nella Roma attuale servono, visto che poi devono essere 3-4, quindi la coperta rimane comunque corta, bisogna prediligere qualche ruolo rispetto ad altri, due esterni, un centrale e un centrocampista, ci orientiamo più o meno così? Sì, poi sai, se ti metti a guardare non saremo mai sazi, vorremmo anche un attaccante, certo. Vorremmo un c'è limite alla provvidenza. Io in termini generali dico, meglio prenderne uno o meno, ma quelli che si prendono sono campioni, che prendere l'abbondanza dei numeri, riempire l'organico, però poi a fine anno di dar via perché non sono giocatori da Roma. Giocatori da Roma devono essere giocatori importanti. Allora io credo che, ma sicuramente questa linea è talmente semplice, non è che voglio segnare una a nessuno, perché i manager della Roma sono più che abili in questo. Io credo che interverranno proprio in modo mirato su giocatori di spessore, affinché il tasso tecnico della squadra aumenti, affinché lo standard migliori. Poi la seconda curiosità da parte mia, questo accordo con la Walt Disney, il marchio Roma che viene esportato negli Stati Uniti, era stato annunciato poi dai manager della squadra giallorossa, come vede questa manovra? Eccellente, grande operazione, non la conosciamo nei dettagli, perlomeno sappiamo solo, abbiamo visto le agenzie di stampa, ma è un'operazione bella, perché di un grandissimo brand, un brand unico come questo, legato ad un brand unico come quello della Roma, grande visibilità, credo che queste partnership siano estremamente funzionali per un livello internazionale di un club. Il brand però lo in questo modo si rafforza sempre di più. Tornando invece al discorso che faceva prima, direttore, c'è da dire una cosa. Praticamente hai auspicato una sorta di ritorno al passato, quello che si fece nel secondo anno di Capello. Solo tre giocatori, ma tre primissimi giocatori, uno per ruolo, per il salto di qualità. Ecco, non dico 3, 4, 2, 5, perché insomma, se no siamo, non direi un problema di 2, di 3 o di 5 o di 4, è un problema proprio di qualità. Cioè un inserimento mirato con giocatori di qualità, di standard elevato, affinché di questi 5, 4 fanno bene, uno no, il prossimo ne metti altri 4 o 5, in modo per sostituire alla qualità e non alla quantità. Ma quest'anno erano in una fase diversa, erano il primo anno, dovevano ricostruire tutto. Adesso, individuate le carenze, intervenire con giocatori di standard molto molto elevato, casomai meglio, dico io in termini paradossali, meglio un giocatore in meno ma che quelli arrivano siano di livello alto, perché ci sarà anche un budget societario, piuttosto che fare un discorso di numeri e poi sui giocatori e poi a fine anno si dimostrano funzionali. Allora in questo modo credo che, a differenza di paragone tu volevi fare, se ho colto la domanda, noi facciamo un intervento con giocatori di un'età atletica piuttosto alta. Avevamo bisogno di molta prontezza immediata, perché Battistuta aveva già 30 anni, 31, erano tutti giocatori di età medio alta. In questo percorso della Roma invece l'età deve essere più giovane, proprio perché inizia un nuovo ciclo. L'ultima per quanto mi riguarda, poi lasciamo tutte le curiosità a Niccolò, e volevo chiederti, il Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo della Roma,
li prende José Angel, Bojan, Marchigno e Borini, anche se hanno avuto dei rendimenti diversi, però giocatori più o meno pubblicizzati in estate, li avresti presi oppure no? Ti rispondo perché non so che risponderti, perché è talmente soggettiva queste valutazioni. Io credo che noi siamo, si può giudicare ciò che è avvenuto e ciò che i ragazzi hanno fatto. Io credo che la valutazione deve essere fatta al suo insieme, te l'ho detto. A me parlare del lavoro degli altri non mi piace mai. Io credo è più facile parlare oggi di ciò che hanno fatto e cose fatte, è più facile per tutti. Il nostro è un mestiere dove è bravo chi sbaglia di meno, non è bravo chi non sbaglia. E va visto tutto non nel singolo giocatore, il direttore è stato bravo, il direttore è stato non capace sulla valutazione di un singolo, va vista nell'economia della stagione, per i risultati ottenuti e quello che la squadra ha saputo sviluppare. Io credo che in questo ai manager della Roma bisogna dirgli solo che oggi hanno lavorato bene. Direttore, le ultime due curiosità per quello che mi riguarda. È vero che portare avanti una trattativa è come fare una partita di poker? Eh sì, a poker o a scacchi, io non sono un giocatore di carte, però sì, in effetti sì, perché sai, le variabili sono diverse. Una variabile è la volontà del giocatore che è desiderato da più club e lavora più su più tavoli. Il manager che per alzare il prezzo lavora più su tavoli. Il club te lo deve cedere, lavora su più tavoli perché giustamente interessa a far evitare la valutazione. Tu, mentre ne tratti uno, ne tratti altri tre perché anche te lavori su più tavoli e arrivi alla fine una partita a scacchi. Assolutamente. L'ultima, così poi anche la ringraziamo e la salutiamo, è che idea ti sei fatto di quest'ultimo episodio che ha tirato in ballo Franco Baldini? Magari tu lo conosci. Come ti aspetti che ha reagito il direttore generale, l'attuale direttore generale della Roma? Guarda, mi ha incuriosito, ma mi ha incuriosito nella misura in cui non sono riuscito a capirci niente, perché ho letto qualcosa sui giornali, però non ho ancora capito cosa c'è dietro. Non ho ancora capito dove nasce, perché nasce e sostanzialmente qual è il merito, cioè l'argomento di tutta questa vicenda. Se tu mi puoi aiutare, io non l'ho capito dalle notizie giornalistiche che ho letto, non ho capito il contenuto di fondo di tutta questa vicenda, quindi di più non ti so che dire. E allora aspettiamo che comunque le indagini della Procura della Repubblica tireranno fuori altri file, altri documenti per poi fare un'informazione più completa, perché sinceramente è difficile capirlo anche a noi. Eh sì, è una cosa che non ho capito se è contro, a favore, contro chi, a favore di che, perché non, chi sono gli autori o chi sono i destinatari, non ho ancora. Lucchesi, possiamo dire che alla fine nuoce solamente alla Roma tutta questa faccenda. Ma guarda, allora, tutto ciò che non dà vantaggio nella vita, nello sport, nel calcio, chi non dà, quello che non dà vantaggio porta svantaggi, però ci sono anche delle cose che passano e non lasciano traccia. Io penso, mi auguro che anche questa sia tale, ma ripeto, per poter giudicare nel bene e nel male, per dare un giudizio bisogna conoscerla. Io non ho elementi, sono curioso di saperla, non nascondo, però non ho elementi per giudicarla. Un'ultima proprio, ti è capitato di risentire Baldini da quando è tornato al timone della Roma? Sì, mi è capitato, è successo poco dopo il suo insediamento, io l'ho sentito, dunque, cosa sarà stato? Sarà stato novembre, dicembre, che è quasi, lui è arrivato a novembre, mi pare in via ufficiale. Ottobre, sì. Novembre, io sono arrivato qua i primi di dicembre. L'hai trovato cambiato rispetto all'esperienza in Inghilterra oppure no? Ma sai, una telefonata, la mia era una telefonata tanto interessata perché mi interessava in prospettiva alcuni ragazzi della Roma. Si è parlato sostanzialmente di questo, gli ho chiesto come aveva ritrovato l'ambiente di Trigoria, lui era appena arrivato, era pieno di mille impegni perché erano primi giorni dal suo arrivo. Sì. E quindi insomma francamente non ci siamo, ho capito che era nella fase... Quando si arriva in un club, poi soprattutto complicato perché è articolato come la Roma, quando si arriva in un club i primi giorni non sta tempo neanche di pensare a figlioli. E allora un saluto di circostanza, poi tra l'altro i miei obiettivi di mercato sono cambiati e non l'ho neanche risentito poi, non ho chiamato neanche Walter che per farmi anche le trattative, quindi poi dopo non l'ho più sentito. Il Pisa quando lo rivediamo in Serie B? Ma io spero prima possibile, noi non finiamo, cambiare in bianco non se ne firma, però c'è un progetto importante e sono venuto qua a rimettermi anch'io in gioco, perché ripartire dalla Cina non è mai piacevole, a Pescara mi è andata bene, a Firenze mi è andata bene e qua c'è un progetto importante. Se il progetto decolla le potenzialità della società e della città ci sono tutte, c'è tutto.
se il programma non decolla diventa un problema, come sempre succede nel mondo dei calci. Allora ti facciamo innanzitutto un grande in bocca al lupo per il Pisa, per il proseguo di questa tua avventura, e poi ci risentiamo presto, speriamo, con una Roma che abbia fatto dei passi in avanti. Buona serata, direttore. Buona serata a voi, grazie. Ciao direttore, grazie. Ciao.